Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un Nokia C7, come vedete non ci sono appunto grafi particolari sul display, però noi siamo curiosi di vedere se la tenuta per esempio all'aggressione di un paio di chiavi effettivamente è buona. Allora afferriamo il nostro telefono. Diamo una pulita. Vedete? Io non vedo grafi particolari. Però non siamo contenti. Allora prendiamo un paio di monete. Afferriamo sempre il nostro telefono. Diamo una pulita. Come vedete, non ci sono grafi particolari. Però noi non siamo contenti. Prendiamo un coltello da cucina, sempre sul display, andiamo a esercitare. Eseguita una breve pulizia, come vedete non ci sono grafi particolari, ma noi non contenti andiamo a utilizzare anche una forchetta. Di certo spero che nelle vostre tasche ci siano, diciamo, chiavi e monete, insomma, poi se volete portare una forchetta e questa per caso va appunto a essere un oggetto offensivo nei confronti del display del C7, diamo la solita pulita. Anche in questo caso, vedete, non ci sono tracce degli sghiribizzi che abbiamo realizzato con la forchetta, né col coltello, né con le monete, né con le chiavi. Ma noi non siamo contenti. Pigliamo una mezzaluna. Anche in questo caso prendiamo il telefono, vediamo, eccola qui la luce, vedete? Non ci sono grafi particolari. Pertanto, secondo me, come scratch test realizzato appunto con un coltello, una mezzaluna, una forchetta, delle chiavi, delle monete, a mio modesto avviso il C7 è riuscito a resistere, altrimenti quando appunto si dava una pulita per togliere eventuali ditate e ve lo si mostrava in controluce, si sarebbe appunto visto una serie notevole di grafi, diciamo che la superficie doveva quantomeno assomigliare appunto a questa che vedete sulla mezzaluna. Ovviamente sulla mezzaluna c'è, sul C7 no, quindi insomma mi sembra una buona riuscita. Ottima cosa, C7 quindi promosso anche dal punto di vista dello scratch test. Mi raccomando, ecco, non portatevi in tasca la mezzaluna, così da rischiare eventualmente un'eventuale collisione tra la mezzaluna e il display stesso. Intanto vi saluto, ci vediamo presto con altri video che realizzeremo per voi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale così da non perdere altri approfondimenti fatti su misura e, diciamo, costruiti in maniera interessante, così da mostrare qualche particolarità dei telefoni che ci capitano tra le mani. Telefoni e non, tra le altre cose. Intanto vi saluto, ci vediamo online. A presto da Giuseppe Ragozzino.